Con l'adozione da parte del comune, il Mai dell'Aquila, definito già il piccolo Expo d'Abruzzo, entra nel vivo. La fiera delle eccellenze del territorio, enogastronomiche, artigianali e culturali, si svolgerà nel capoluogo d'Abruzzo dal 29 maggio al 2 giugno, nel mega parcheggio Lorenzo Natali. Un evento che porterà per 5 giorni spettacoli, musica, artigianato, enogastronomia, divertimento, socialità, quindi come socialità intendo manifestazioni per i piccoli e per gli adulti. 5 giorni all'insegna non solo del divertimento e della buona cucina, ma anche del commercio, del ritorno al commercio aquilano, quello tanto caro prima del terremoto di 10 anni fa. Abbiamo già raggiunto oltre la metà di quello che ci eravamo prefissato, considerando che il termine ultimo delle iscrizioni è il 30 di aprile. E tutto sommato siamo, diciamo, soddisfatti fino adesso, perché gli aquilani, veramente le aziende aquilane, hanno risposto abbastanza bene. Abbiamo adesso aperto anche al resto d'Abruzzo e ti devo dire anche lì soddisfazione, perché da fuori stanno arrivando parecchie aziende interessate ad esporre e a partecipare. L'adozione da parte del Comune dell'Aquila conferma l'interesse delle istituzioni e la fiducia che questa del Made in L'Aquila sia solo la prima edizione, affinché l'evento diventi una fiera stabile delle eccellenze d'Abruzzo. Questa è una delle manifestazioni più importanti del calendario, in primo luogo perché tenta di coinvolgere tanti artigiani del territorio e tanti operatori economici anche aquilani. Quindi sarà un mini expo con oltre 60 espositori, saranno più giornate anche con eventi collaterali. È da tempo che stiamo lavorando su questa manifestazione e anche sulla location, che è particolare perché credo non sia stata mai utilizzata in questi termini. Quindi anche a livello di sperimentale è una cosa che ci interessa particolarmente per quello che potrà essere la resa di questa manifestazione. Cade in un periodo molto ricco di eventi, che è tutto il mese di maggio, farà seguito all'arrivo del Giro d'Italia, che porterà con sé anche altre manifestazioni ed eventi, e questo va nell'ottica e nel segno di un tentativo di rivitalizzazione della città e di tentare di portare gente nel centro anche per gli operatori economici che vi stanno lavorando.